Buongiorno ragazze, buongiorno a tutti. Oggi è mercoledì mattina e sto per incontrarmi con Katia e con suo marito. Appunto anche lui mi segue nei video, quindi ci teneva a conoscermi, mi fa davvero tanto piacere. E quindi niente, sono un po' in anticipo, quindi stavo girovagando per la zona X dove dobbiamo incontrarci. Ho lasciato anche Federico già a scuola, quindi sono tranquilla. E niente, mi sto appunto avvicinando al bar dove ci incontreremo e ho una fame pazzesca, ragazze, non vedo l'ora di prendermi il mio cappuccino, la mia briochina, perché ho una fame sconvolgente. E poi appunto volerò a casa perché ho un sacco di cose da fare, veramente ho lasciato la casa che è un disastro, letti da fare, da sistemare, insomma veramente sembra che è scoppiata una bomba. Ale sta canticchiando, quindi mi fa piacere, vuol dire che è tranquilla, che sta bene. Le ho messo il tutone perché stamattina fa veramente molto freddo. E poi appunto prima di andare a casa devo anche passare a ordinare l'acqua al supermercato, dove il PAM è quello che me la porta a casa. E basta, direi che già basta così. Quindi niente, ora sogno il mio cappuccino. Tutti, manca solo Ricky, che poverino è al lavoro. E che bello vederti di persona, sì. Fa effetto perché ci sentiamo anche. Abbiamo già colazionato qua, abbiamo già consumato e niente, adesso tra un po' si esce. È il marito che gioca con Bubi. Allora ragazze, sto mangiando il risotto con i funghi che ho fatto ieri sera, l'avrete visto nell'altro vlog. Quindi, ecco, così vedete anche il piatto. Sentite rumori strani e il vento, perché praticamente davanti a casa mia, sia davanti che dietro, è tutto aperto, non ho case davanti. E quindi quando tira vento, essendoci la montagna davanti, è veramente fortissimo. E mi dispiace che ci sia proprio oggi vento, che devo andare a prendere Fede a scuola io. E spero che Ale non prenda freddo, le metterò il tutone perché quando c'è vento, in questa mattina faceva molto freddo, ma non c'era vento, quindi... E niente, appunto, vi invito a seguire Katia, la ragazza che ho visto stamattina con suo marito. Tenerissimi, mi sono trovata benissimo con loro. Ti mettono proprio a tuo agio, non mi sono sentita per niente imbarazzata, cosa che non mi capita con tutti. E poi anche lei ha un piccolo canale ed è una grafica come me, quindi... Ci siamo trovate su un sacco di cose, anche con il marito perché è fotografo, quindi sapete che io sono appassionata e ho studiato fotografia, quindi mi sono trovata benissimo. Appunto hanno già accennato al volerci invitare da loro, quindi non vedo l'ora. Quindi ci vedremo presto tutti insieme perché mancava Ricky stamattina. Quindi niente, sono contenta. Queste sono anche le cose belle che mi porta YouTube, no? Quindi sono felicissima. Questo risotto è venuto una bomba, veramente. L'unica cosa che ho notato è che i funghi, quelli secchi che si mettono in ammollo, li trovo un pochettino più gommosi. Però niente male. Una fame pazzesca. Niente, adesso io mi finisco il mio risottino e poi parto in quarta con le pulizie, ragazze, perché è tardissimo. Ragazze, salto super temporale, sono stata anche da Lidl, sono scappata un attimo appena arrivato Ricky perché
tantissime di voi, e quindi vi ringrazio come sempre, mi hanno segnalato che c'era l'offerta di nuovo dei pannolini, quindi almeno due pacchetti ho voluto prenderli, anche se ho ancora uno scatolone della vecchia offerta dove ce ne sono 100 dentro, quindi per un po' siamo a posto. E poi ho trovato anche altre cosine, quindi vi faccio vedere tutto. Allora, domani siamo a un compleanno di una compagnetta di Federico. E quindi ho trovato questo kit molto molto carino, visto che mi ha detto che ama bijou, trucchi, queste cose un po' da bimba ovviamente. Ho visto questo kit di Frozen 2, quindi del nuovo film, e gli ho preso questo. Poi, vabbè, due confezioni di pannolini taglia 4, che è la sua misura, ce ne sono 50 qui e altri 50 qui, e li ho pagati 5,69 euro mi pare, una cosa del genere, solitamente costano 7,99 euro, quindi c'è 2 euro di risparmio, anzi no, 5,99. Poi ho avuto una fortuna sfacciata, perché c'erano avanzati ancora due scatoloni di questa mega offerta sulle salviette Pampers, quindi per 6 euro e qualcosina ho trovato questa confezione dell'altra volta, con cui ci stiamo trovando molto molto bene perché sono belle bagnate, quindi fantastico, e ce ne sono 4 pacchettini. Poi ho trovato a pochissimi euro questo set di pennelli per il trucco, da andare ad aggiungere a quelli che ho per poterli lavare, insomma per avere da sostituire, e ce ne sono dentro mi pare 7 o 8, adesso non mi ricordo, comunque qua c'è tutta la spiegazione di a cosa servono, per il contouring, per l'ombretto, spazzolina per le sopracciglia, per fondotinta, per sfumare, insomma contouring e cipria, veramente carino. Poi c'è anche la confezione, insomma, da abbinare, da dove contenerli. Poi ho preso questa maschera in tessuto panda, era troppo carino, c'era sia il tigrotto che il panda. Però visto che i ricchi diciamo sempre che siamo due panda, infatti Pu di Kung Fu Panda, e poi effettivamente quando mi faccio la doccia, quando esco sono propriamente così, e quindi ho detto vabbè, la prendo. E voglio vedere com'è, insomma, sensazione rinfrescante con acido ialuronico ed estratto di fiori di ciliegio, adatta per tutte le forme del viso, 10-15 minuti, l'ho trovata carina, insomma, volevo provarla. Ho trovato poi questa valigettina qua, che ho voluto prendere per fare un po' di ordine in bagno, perché non avendo più la mia postazione trucco, perché ho ceduto il fasciatoio, praticamente la postazione che utilizzavo è diventata il fasciatoio per la bimba, ho pensato che contenere tutto qui potesse essere un po' più ordinato, così mi posso truccare anche in altri punti della casa, non devo per forza stare sempre in bagno, quindi per riordinare un po' il tutto, quindi dopo la vediamo insieme. E due spazzolini, questi qua servivano a Ricky per il lavoro e quindi glieli ho presi. E basta, direi che il bottino è più che sufficiente. Allora, sono in bagno. Vabbè, spero mi vediate bene. Qua c'è la mia mascherina panda. Non vedo l'ora di liberare tutto da questo casino che ho in bagno. Sono contentissima di questo acquisto super utile. Tra l'altro, ah no, ok, pensavo si aprisse anche di lato. Vabbè, qua c'è la targhetta, valigetta per cosmetici con involucro rigido dotata di stabile telaio in alluminio, fantastico. Ok, allora sto cercando di capire come organizzarla, perché vedete si apre tutta così e così, quindi adesso ci metto tutte le mie cosine dentro. Sto sistemando un bel po' di cosine, non sono ancora soddisfatta, devo ancora capire come organizzare questo mobiletto in attesa del nuovo mobile, poi del bagno, però vi volevo far vedere questo con appunto i raccetti fatto così, che ho preso prima da Lidl. Vabbè, adesso ci ho messo questo qui che è della Naked 3, perché
Al posto di questo c'era questo che ho tolto perché ne ho già 3 o 4, quindi vabbè. E quindi ho messo questo qua, però adesso li tolgo tutti e li metto nel portapennelli. Questo qua lo terrò se devo andare in giro o devo portarmeli dietro, però è carino da tenere da parte. Quando voglio mettermi via i pennelli me li metto via da portare in giro, quindi adesso li tolgo e li metto tutti qua insieme agli altri. E questo lo tengo da parte appunto se devo, come vi dicevo, se devo metterli in borsetta per qualche motivo. E poi ho sistemato la valigetta, ci sono rimasta un po' così perché nel mio mobiletto, questo qui che vi dico sempre, vi dicevo sempre che era incasinato perché adesso non è più incasinato, nonostante sia molto piccina non ci passa, e quindi adesso devo capire dove metterla, però vabbè, almeno è tutto ben organizzato e preferisco. Bubi! Ciao! Ciao ciao!